turbazione. Oltre andrà avanti per quasi 4 minuti, chi sarà a bordo oltre vivrà proprio in stretto contatto l'uno con l'altro. Io volevo cominciare, se era possibile, raccontare alcune regole che non ci siamo, che abbiamo deciso di attuare. Ci sono alcune regole, avendo la fortuna di essere capo spedizione, non transivo, che regole che ci porteranno poi ad avere un comportamento comune. Noi dobbiamo convivere e nella convivenza ci sono delle regole per il bene di tutti, delle regole che hanno due scopi fondamentali che poi mi permetto di precisare. Noi abbiamo alcune regole generali, che è: su oltre non è permesso portare alcuni prodotti liquidi da bere, cioè alcolici da bere. Sui veicoli e tende è tassativamente vietato fumare. Ogni partecipante alla spedizione dovrà partecipare a tutte le iniziative che saranno condivise a turno da tutti i membri dell'equipaggio. Ogni veicolo avrà un responsabile che dovrà rispondere alla spedizione e il responsabile del veicolo dovrà effettuare con il suo gruppo tutto quanto necessario per fare i cosiddetti check. Ogni mattina dobbiamo fare uno studio della macchina, avremo un checklist, come il pilota, prima di partire. Stato dell'olio, stato delle gomme, stato dell'aria, stato di gasolio, tutto. E la stessa cosa vale ovviamente quando andiamo a Lana. Questo ci serve poi per tutta l'analisi statistica su cui dovremo lavorare. E i veicoli lavorerà più di me. A proposito di Iveco, abbiamo, non forse voi lo riconoscete, vedete che è diverso, prima non ride quando faccio le battute, fate caso, perché è russo, Vladimir, please stay up, Vladimir è il nostro uomo di Mosca, che sarà con noi buona parte della spedizione. È un amico perché è venuto con me in Uberland e abbiamo fatto decine di persone. Bene, l'ultima frase un po' importante: noi vivremo lunghi periodi in assoluto isolamento e vivremo in lunghi periodi sottoposti a degli stress esterni e abbiamo pensato che sia fondamentale avere dei turni. Noi dobbiamo tornare di notte, dobbiamo avere qualcuno che ci fa la guardia e tutti noi dobbiamo sviluppare una formazione in modo che tutti possano non solo riposarsi quando è necessario, ma essere allerti per gli altri quando sarà necessario. Arriveremo in una zona molto drammatica, molto interessante, a oriente della penisola di Taimyr, dove incominciano le grandi colonie di orsi polari. Poi io ho voluto fare una specie di decalogo su cosa considero importante per quanto riguarda il progetto, il processo di emergenza, come dobbiamo affrontare l'emergenza. Noi dobbiamo avere delle procedure, queste procedure sono state sviluppate per definire e affrontare le emergenze che possono accadere durante il piano. Prevede una serie di azioni che dobbiamo apprendere e definire la catena di comando e che ovviamente, lo dico, continuo a dire, deve essere mantenuta. Non possiamo perdere quel filo conduttore. Poi ci sono alcune azioni che devono essere prese, degli interventi specialmente comunicazionali che devono portare su quale prendere tutte le decisioni. Ci sono alcuni automatismi che devono essere risultati di questa decisione.
possibile, pertanto se accade qualcosa sappiamo tutti quello che dobbiamo fare. Perché questo? L'individuo è il fondamento di tutto, ma l'insieme dell'individuo fa il mondo. La salute di un uomo, lo stato della singola persona, stato di salute della singola persona è assolutamente prioritaria su tutto. Pertanto è quella cosa su cui ognuno di noi deve essere più attento. Abbiamo definito una specie di piano di emergenza con sì, prima le definizioni, la strategia della comunicazione, che tipo di procedure fare in caso di rottura del mezzo meccanico. Guastano gli accessori, un incendio, problemi di salute, incidente al mezzo meccanico, un membro dell'equipaggio, un incidente poco grave, grave, molto grave. E poi a chi riferire? I limiti. E chi dobbiamo, e con chi dobbiamo parlare? È ridicolo definire l'emergenza. Che cos'è l'emergenza? L'emergenza non è necessariamente un evento catastrofico. L'emergenza può essere anche una piccola cosa. Dobbiamo solo essere attenti a riconoscerla come emergenza. Perché? Perché mi permetto di fare una piccola analogia. I grandi incendi boschivi. Ma sapete che ogni incendio si appicca con un fiammifero? Se noi riusciamo a evitare che sto fiammifero diventi qualcosa di più grande che un piccolo fiammifero, siamo certi che non ci sarà un incendio. Tanto noi dobbiamo essere così attenti a questo fiammifero. Senza voler drammatizzare né fare cose straordinarie, ma tutto quanto non è quotidiano, non è normale, può diventare un'emergenza. Stiamo attenti a questo. Ovviamente l'emergenza, chiunque a bordo ha il diritto dovere di annunciare che abbiamo un'emergenza. L'annuncio deve essere breve, breve, sintetico, troveremo le parole giuste da dire, troveremo le frasi, codici che ci dobbiamo, con cui ci dobbiamo confrontare. Perché l'emergenza o l'incidente sicuramente potrebbe essere tecnico, fisico e anche di altro genere. Se si rompe la macchina, la comunicazione via radio o a voce deve subito comunicare che la dimensione del danno è l'impostazione della strategia per la soluzione del problema. Chi lo fa? Responsabile del veicolo, perché è quello che probabilmente in quel momento è più vicino all'incidente, più vicino al guasto meccanico, più vicino alla rottura. Ovviamente sappiamo che inoltre abbiamo un meccanico. Il meccanico interviene quando il responsabile della rottura chiama il meccanico. Non dobbiamo fare dei problemi quando problemi non ci sono. Dobbiamo stare attenti al fatto che i problemi non diventino. L'incendio probabilmente è una delle cose che meno avremmo di cui preoccuparsi, però fisiologico, abbiamo macchine che vanno a gasolio, abbiamo un veicolo che è il nostro core bike che va a benzina, pertanto siamo sicuramente in una situazione in cui un incendio può, un cortocircuito può creare. Io non vi sto a leggere, però vedete quanto io ci tengo, quanto è importante per la spedizione che ognuno di noi stia avendo. Quanto è importante per ognuno di noi stare. Accade un incidente e ovviamente deve essere comunicato a capo spedizione del mondo.